Scatman's World. Bella raga, tutti il commentare veneziano ragazzi, siamo al Prat Barcelona, tappa di oggi Barcellona, Copenaghen, Spagna, Danimarca. Due orette di volo ragazzi, sono con 747 Iberia, scaricato su Just Flight, l'ho pagato 11 euro perché avevo sono veramente tantissimi aerei, tante livree, e ho pagato 11 euro perché avevo dei bonus, allora ho detto vai andiamo. Sta diluviando ragazzi, abbiamo beccato la totalità, prima pioggia a Marsiglia e seconda pioggia in quella di Barcellona. Non ci sono tanti aerei qua in aeroporto, quindi Lufthansa, Spanair, British, un po' di cazzate varie. Babbo raga, andiamo, siamo pronti a dominare i cieli e spagnoli. Vai raga, andiamo. Thrust set. Speriamo di saper usare questo 747 che ragazzi è abbastanza una bestia. Speriamo di non fare cazzate. Diluvio spagnolo, veramente mai trovato tappe con la pioggia, due tappe con il diluvio. Marsiglia, arrivo. E Barcellona, partenza. V1. Rotate. Non sono un po' troppo lento che mi dice rotazione. V2. Oh. Andiamo. Ok. Salutiamo la Catalogna. Ragazzi, salutiamo il Prat, che se non si vede una minchia, mamma mia raga. Guarda che pioggia, guardate che pioggia. Turbolenza devastante, poi è turbolenza veramente devastante. Ragazzi, mamma mia che vento, c'è una turbolenza incredibile, siamo in salita a quota 23.000 che 230, insomma, che l'altitudine di crociera, insomma. Ma veramente ragazzi, in Spagna c'è un tempo della minchia, proprio detto in maniera anche poco elegante, un ventasso devastante. Ma che roba, guardate che roba ragazzi, Il nostro debutto con il 747 è veramente impegnativo, eh? Ma che roba, ciao Fiori! Ciao Fiori, ciao! Pioggia qua, in qualsiasi torre di controllo c'è pioggia. Ok. Mamma che disastro. Ragazzi, quota crociera, 23.000. Molto molto bene. Mancano circa 800 miglia. E siamo in Francia, siamo praticamente sopra Marsiglia quasi. Fatalità da dove siamo arrivati la scorsa puntatona. Eccoci qua, adesso dai, speriamo che il tempo possa migliorare e speriamo in un atterraggio tranquillo, perché questo è veramente un mostro, è veramente una bestia di aereo, altro che gli Airbus 737, questo è veramente bello cicciotto. Speriamo proprio di buttare alla grande con il 747 dell'Iberia. Miglia all'incirca, tramonto francese. Il viaggio prosegue molto bene, anche se è veramente tempaccio schifoso, perché nuvoloni minacciosi sia in Spagna e adesso anche in Francia. Però per il resto tutto abbastanza regolare. C'è chiaramente traffico a questo punto, insomma, dell'Europa, veramente c'è traffico sempre. E niente, dai, veramente spero di fare un bel atterraggio, però sono un po' preoccupato perché non è facile il 747, veramente, non è per niente semplice. Ormai ragazzi, è scesa la notte, siamo verso il confine tra la Francia e la Germania, 450 miglia all'arrivo. Adesso il tempo è sereno ragazzi, il tempo è sereno, condizioni ideali per volare. Il nostro 747 sta veramente dominando i cieli. Vuol dire che è un aereo bello, ha qualche bughetto, nel senso che ogni tanto chiaramente le texture, cioè nel senso, essendo comunque con le texture in HD tutto quanto, cioè appesantisce leggermente il tutto, quindi a volte già Flight Simulator crash ogni 3 minuti. Ogni tanto capita un po' di più, però insomma, ne vale la pena, ecco. Il gioco vale la candela.
Chiaramente spero di capire bene l'atterraggio, il peso e tutto, perché vedo che è molto molto diverso rispetto all'Airbus, un MD o un 737. Speriamo bene, Fiori. Speriamo bene. Sono curioso di vedere anche com'è il clima in Danimarca e i paesaggi della bella Danimarca. Speriamo che ci sia qualche bella zoccolona che si deve aspettare, perché insomma il comedone è un po' voglioso. E a parte questo, insomma, che altro dire? Forse la prossima tappa sarà una tappa più lunga, e magari fuori anche dall'Europa e dall'America, vediamo. Se avete chiesto in tanti, magari un Sydney, Tokyo, anche se là, non avendo chiaramente gli add-ons grafici che ho qua, si vede un po' meno bene, perché non esistono, quantomeno io non li ho trovati. Però insomma, dai, facciamo magari una tappa Oceania, Asia. Dobbiamo fare una virata, perché siamo proprio nella parte opposta da dove dovevamo atterrare. Ormai è notte pure in Danimarca. Il nostro Iberia domina. Che bello però, ragazzi. Belli screenshot. E chiaramente questo gioco qua rende meno su schermo, che è 20 miglia. Qua dobbiamo atterrare. Pista 22L, di qua. Sono molto vicino all'atterraggio perché ho provato un paio di volte. Spero di aver capito, Fioi. Mamma mia, Asia è dura, Asia è molto dura. Quando siamo qua, ragazzi, a Copenaghen, la bellissima Copenaghen. Eccoci qua. Speriamo bene, speriamo bene. Sto facendo... Oh cazzo, c'è un bel po' di traffico però là, eh. È veramente difficile però, Che sono diversi. Spero di non essere che... La mia paura è quella di scendere troppo presto. 500, minchia. Ti prego, dai, che voglio farcela, cazzo, voglio farcela. 400. 300. Ce la faccio, ragazzi. Forse ce la faccio, ragazzi. Siamo a Copenhagen Center. Quanti aerei, ragazzi? Mamma, che trafficus. Che trafficus. 100. Dai. 50, 40, 30, 20, 10. Dai, ragazzi. Dai, Cube. No, ti prego, no. Ti prego, no, Cube. Dai, che ce la facciamo. È fatta, non so come. Silenzio, ce l'abbiamo fatta. Dopo 2 ore e 60 minuti ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati, ragazzi. Alleluia, sono stato in silenzio perché avevo il terrore, ma ce l'abbiamo fatta. E qua sta arrivando anche un aereo. Che bello. Ragazzi, siamo arrivati, ho sudato le 2000 camicie, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. In silenzio fino alla fine, perché Fiori mi sono cagato addosso. Ma ce l'abbiamo fatta, raga, un saluto dal comendone veneziano. Prossima tappa decido io, Sydney, Tokyo, così facciamo vedere un po' anche la parte asiatica dell'Oceania, che se ripeteranno non gli addon sui grafici, quindi non sarà certo bello o comunque quella grafica come quella che ci mantiene adesso. Riesco anche a parlare, Fiori. Ciao! Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtuber italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtuber italiano.